Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ci sono dei consigli che si possono dare a Giorgia Meloni? Mi invita a entrare nel regno di utopia, in sostanza. Esatto, esattamente. Esattamente. Provo ad elencare. Ci sono due problemi urgenti che sono sul tavolo e che sono l'energia e la finanza. E su questi noi abbiamo tante persone qualificate in Italia, dentro e fuori del Parlamento, e quindi non ci sono problemi. Poi ci sono le questioni di lungo periodo, che sono tre S: scuola, sanità e sud. E questi riguardano circa 2 milioni di erogatori e 60 milioni di italiani. Queste tre questioni, sanità, scuola e sud. Se ci fossero delle persone idonee per queste 5 caselle, energia, finanza, scuola, sanità e sud, ecco che avremmo il governo ideale. Dopodiché se ne occupa sempre un po' poco, quindi lei che mi sta dicendo che ci vorrebbe un ministro della sanità di un certo peso, un ministro dell'istruzione di un certo peso e ci vorrebbe un ministro per il sud? Certo, e d'altra parte i ministri per il sud ce ne sono stati più di uno nella storia repubblicana italiana, un ministro che cioè si interessi del problema del divario tra nord e sud, che è diventato sempre più grosso. E una volta affrontati, cioè cominciate ad affrontare questi problemi, si possono distinguere le cose urgenti da quelle importanti. E lei sa che il primo problema di un governo è sempre questo: come non farsi prendere dalle questioni urgenti e fare in modo che le questioni importanti vengano trattate insieme con quelle urgenti. Questo è uno dei problemi più gravi di tutti i governi del mondo. È qui che si vedrà la capacità di pianificazione. Una quadra molto complicata di questi tempi in cui le urgenze appaiono enormi, enormi, no? Sì, certo, però c'è un problema, è che le cose urgenti spesso non sono quelle più importanti e che quelle importanti, se non vengono avviate subito, poi non vengono risolte mai, capisce? Perché quelle importanti hanno bisogno allora, di più questa tempo. È una prima raccomandazione che la Meloni potrebbe, come dire, far sua. Quali sono, diciamo, le mosse che deve fare per evitare, diciamo, incidenti, no? Penso al caso Savona, lei si ricorda quanto fu complicato, quanto paralizzò il primo governo giallo-verde? Evitare di inseguire slogan e ideologie e badare ai fatti. Se si bada ai fatti, questo, come dire, un governo ha buoni risultati, primo. Secondo, in Italia non mancano persone capaci, ripeto, e nella politica e fuori dalla politica, per formare un buon governo. Diciamo, i cacciatori di testa, come si dice, headhunting, sono da tempo in azione, vedremo i risultati tra breve. Mi pare che l'interesse della Presidente in pectore, diciamo, del Consiglio dei Ministri, la preoccupazione si sta muovendo bene, secondo lei, quindi insomma sta cercando nei posti giusti. Diciamo che per quanto riguarda lo stile riservato sta facendo molto meglio di politici in altre occasioni, e per quello che diciamo l'urgenza impone sta affrettando i tempi. In fondo, diciamo la verità, lei si è messa al lavoro prima ancora che abbia un incarico formale, non c'è dubbio. Beh, non c'è dubbio. Se pensa che il governo deve ottenere la fiducia del Parlamento, e il Parlamento non si è ancora potuto riunire. Esatto. Ecco, il Presidente mi dica una cosa, ma i tecnici ci saranno in questa squadra di governo, a suo parere? Insomma, sarà importante che Giorgia Meloni faccia salire a bordo dei tecnici? Per esempio, che ne so, lei l'hanno sondata? Qualcuno ha citofonato, passate di verdura, come l'ultima volta.
ho tanti bei libri da scrivere e da leggere. Senta, no, io penso che un giusto equilibrio tra quelli che vengono correntemente chiamati tecnici e politici, poi sa, spesso ci sono dei tecnici che sono molto più abili di tanti politici, e il problema, la linea di distinzione è, non è quella tra tecnici e politici, ma tra persone scelte nell'ambito del Parlamento e persone scelte fuori del Parlamento. Ricordiamoci che la nostra Costituzione non richiede di essere Sì. parlamentari per andare al governo, Senta, e professore, quindi. l'ha vista quel messaggio che ieri la Meloni ha fatto avere ai spagnoli di Vox, insomma, in cui parla di come immagina l'Europa, di quali sono i suoi modelli, evoca la Repubblica Ceca, la Polonia? Non l'ho letto tutto integralmente, penso che anche su questo problema bisogna cercare di stare coi piedi per terra e di evitare fughe ideologiche. Un primo motivo di fuga è quello: deve prevalere il diritto italiano o deve prevalere il diritto europeo? Un secondo è che l'Europa deve mettere il naso dentro gli affari di ciascun paese. Tutte e due sono pseudo problemi. Il primo perché già la Corte Costituzionale da tempo ha detto che il diritto europeo prevale nelle materie delegate all'Unione Europea su quello italiano, ma incontra quelli che vengono chiamati controlimiti, cioè i principi fondamentali della Costituzione italiana. E poi l'altro problema. È chiaro che è stata infelice l'uscita di un membro del governo francese relativo all'Italia, La però boom, non no? c'è. Che vuole vigilare su di noi come se fossimo dei bambini, non avessimo i nostri belli Sì, è anticorpi. stato molto, molto infelice, però bisogna anche riconoscere una cosa: noi facciamo parte di un condominio, questo condominio si chiama Unione Europea, ma secondo lei, se c'è un condomino, come dire, rumoroso, gli altri condomini non gli debbono far capire che fa rumore e dà fastidio al condominio. Ecco, le funzioni che sono messe Scusa, in la Meloni è condominio. rumorosa? Come dice? La Meloni è rumorosa. No, Potrebbe assolutamente. diventarlo, Anche dice. perché era anche perché quell'affermazione di quell'uomo, di quella donna politica francese si riferiva a un rumore eventuale, futuro, quindi per questo è stato un po' infelice, diciamo. Però in linea generale noi abbiamo convenienza a stare in Europa, a noi ci conviene, l'interesse nazionale ci spinge a stare con gli altri e naturalmente dobbiamo rispettare le regole del condominio. Senta, professore, mi dica una cosa, quanti problemi avrà Giorgia Meloni da Berlusconi e Salvini? Sarà questo forse il suo vero problema, avere due alleati che proprio perché sono oggettivamente più deboli di lei, sono un po' concentrati su Emanuele Cencelli rispetto a questo governo? Mi consente di essere un po' irriverente nei confronti di tutte e tre? Certo, prego. Allora, il problema non sarà tanto quello che lei ha accennato, ma un altro, che tutte e tre fanno parte della categoria che chiamerei dei cocchieri, perché Berlusconi è stato il leader della coalizione. Poi è stato Salvini il leader della coalizione e ora è Meloni il leader della coalizione. Che cosa accade in questo caso? Che chi è stato alla guida ha sempre delle idee diverse. Dicevo, guarda che a questo punto tu devi frenare, e l'altro dice no, a questo punto devi accelerare. Il problema quindi della coalizione è costituito proprio dal fatto che nel corso del tempo l'equilibrio tra le tre forze della coalizione è cambiato e ora il nuovo cocchiere, naturalmente poco rispettoso mi devo scusare per l'espressione, però indica la funzione di guida è assunta da un'altra persona che sentirà dietro di sé, come dire, Dice, ma quelli che come io sono sono così prima bravo che a diranno, ma tenere le io briglie, questo come mai ce momento. l'hai in mano questa qui? Ho capito benissimo, mi è molto chiaro. Senta.